centrare la terza vittoria di fila per blindare le ambizioni salvezza, rinsaldate dai 6 punti conquistati contro ogni pronostico con Udinese e Samp. Il Lecce ci crede, ma di sicuro con il Cagliari non sarà la passeggiata che qualcuno vuol far intendere. Sulla pelle brucia infatti la sconfitta con il Bologna, che sembrava arrivare nel Salento senza velleità e invece portò a casa il bottino pieno. Senza Bertolacci e con i guai di Ferrario, De Canio sembra intenzionato a riproporre Gustavo al centro della difesa, con capitan Giacomazzi pronto a rientrare sulla linea di centrocampo, dove invece mancherà lo squalificato Vives. La novità potrebbe essere il reinserimento di Nacho Piatti, impiegato dal primo minuto l'ultima volta a Parma il 2 febbraio scorso. L'argentino dovrebbe agire alle spalle dell'ormai consolidato tandem Geda Di Michele, protagonisti delle ultime due vittorie. Va bene, siamo due giocatori, io sto adottando un ruolo che ho fatto poche volte, quindi magari faccio meno numeri, vado meno incontro, meno palle giocate, però mi capitano più occasioni da gol, quindi va bene così. Con Gegé va bene perché lui è un giocatore che si porta via degli uomini, dei difensori, e mi lascia dei spazi a me da attaccare, quindi penso che ci completiamo. Anche lo stesso Oliveira si può buttare dentro tranquillamente, come è successo poi nel gol. Per Red David il momento è d'oro, e lo sarebbe stata l'intera stagione se non per i continui infortuni che ne hanno spezzettato il rendimento. Quando il bomber di Guidoni è stato in campo, il Lecce ha sempre avuto un'altra marcia e un altro peso specifico. Per il mio conto è stata una stagione molto molto positiva. Mi dispiace di aver fatto solo 17 partite per questi due infortuni che mi hanno fatto saltare un bel po' di partite. Però a livello di prestazioni sono molto soddisfatto, e quindi posso essere veramente soddisfatto di quello che sto facendo e continuare così per queste ultime 5-6 partite. La sua volontà ormai non è un mistero: restare a Lecce, dove il pubblico vede lui il fuoriclasse della truppa, ma del futuro se ne parlerà solo a bocce ferme. Prima aspettiamo che della salvezza, poi se ne parlerà, perché penso che è una parola che abbiamo già dato a inizio campionato, ho dato io e loro mi hanno dato a me. Prima si pensa alla salvezza e poi si penserà al futuro, quindi adesso sono concentrato e proiettato in questa salvezza come tutti i miei compagni, poi si parlerà di quello che dovrà essere il mio futuro o degli altri.